Questo giovedì siamo sempre, come sentite, io, Robby Fiaschetta Mazzoni, il Max De Cynic, il buon Max De Cynic, con noi il Joe, la Cla, l'occhio bionico, e un ospite, Lorenzo Argentino. Ci vediamo qui subito dopo Red Wine Smoking Club. So show me what you got. Ragazzacci, siamo qui con Lorenzo Argentino, abbiamo detto, che è il presidente di un'associazione culturale. Correggimi se sbaglio, correggimi, perché io sono Robby Fiaschetta, tu non mi conosci, ma i nostri amici a casa, loro mi conoscono benissimo, correggimi sempre. Il presidente di un'associazione culturale, Circuiti Dinamici, spiegaci un po' come è nata questa associazione culturale. Allora, l'associazione Circuiti Dinamici nasce sostanzialmente da una trasformazione, vale a dire dalla trasformazione del vecchio e antico circolo culturale Bertolt Brecht, nato a Milano nel 1961. Io iniziai a collaborare con questo vecchio circolo all'incirca a fine anni 80, dopodiché nel 2010 bisognava fare una scelta, vale a dire o chiuderlo oppure qualcuno doveva provvedere a dargli nuova vita. E qualcuno, e nuova, grazie a Dio, ha avuto l'iniziativa di dargli nuova vita. Sì, diciamo, ad un certo punto, ecco, si è deciso di avere un respiro più ampio, cioè di non fermarsi solo alle arti visive, ma di fare in modo che le arti visive si collegassero alla musica al teatro, il teatro e la musica magari all'artigianato, fare in modo che, diciamo, le diverse forme d'arte uscissero dalle loro nicchie e iniziassero comunque a dialogare tra di loro. Gestire una cosa così grande non è molto semplice, deve essere impegnativo. Non è semplice, però non ti annoi, è quello. Ah, su quello non ci piove! Allora magari ci possiamo vedere anche dietro un po' di passione, naturalmente. Assolutamente sì, no, per restare, ma penso lo stesso discorso vale per la vostra radio, se non, certo, c'è passione. Certo. A parte che non mi sembra uno molto addormentato, sta parlando con vigore. Con passione puoi costruire, fare. Altrimenti quale altra ragione sarebbe? Economica? Assolutamente no. Certo. Non ci si guadagna, è un'associazione non profit, quindi senza scopo di lucro. Tra l'altro quest'anno l'abbiamo collegato direttamente col welfare, quindi o hai voglia, lo senti dentro, o altrimenti fai altro, vai a fare il commesso viaggiatore, non lo so, insomma. Adesso Red Wine Smoking Club chiede un po' di musica. Sì, cosa mandiamo adesso? Lo diciamo prima? Adesso andiamo avanti con Digital War. Tantissimi talenti e la qualità è alta. Il vero problema è che manca, per esempio, un vero e proprio mercato dell'arte. Parliamo di quel mercato che può sostenere i giovani. Quindi, diciamo, un ruolo lo giocano sicuramente le istituzioni. Dall'altra vi è anche l'artista che deve un po' adeguarsi ai tempi e, come si suol dire, essere un po' manager di se stesso. Essere meno disgregativi tra di loro, trovare. Nel senso, prima diciamo che per quanto riguarda la contemporaneità dell'arte, perlomeno negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, si dava più importanza, diciamo, al concept, cioè l'artista era più quello che concepiva l'opera d'arte, non tanto quello che la faceva realmente. Si può dire che oggi si dia un po' più di importanza a quello che è l'arte e l'artigianato, cioè nel senso del produrre di per sé l'opera d'arte, sia più importante che un artista o si dia più importanza alla cosa.
Allora, prima di tutto io sono molto polemico nei confronti di questa suddivisione. Ti vogliamo polemico. Ecco, già non capisco perché bisogna dividere una parte l'Accademia di Belle Arti come se chi frequenta l'Accademia di Belle Arti deve avere delle tecniche, ma non deve pensare. Dall'altra parte invece abbiamo la facoltà universitaria di beni culturali, dove uno deve pensare ma lascia perdere la tecnica. Quindi quasi dividere, come si vuol dire, la mano dalla mente. Qual è l'artista? Forse sarebbe meglio fare una facoltà universitaria dove fai tutte e due le cose. Quindi sei convinto che l'arte sia anche qualcosa di concreto, qualcosa di attuabile nel concreto, non solo un concetto, quindi. Assolutamente sì, ma dipende questo molto anche dai contesti in cui determinate operazioni artistiche vanno inserite. Cioè, un'opera come quella di Duchamp o dei dadaisti va inserita in quel contesto storico, quando diciamo, la critica ai valori borghesi era totale. Mettere i baffi alla Gioconda era distruggere uno dei capisaldi della cultura occidentale. Sì, è vero. Ma perché? Perché in fin dei conti quella cultura occidentale si era buttata nel baratro delle guerre mondiali. Comune di Milano, e questo gliene va dato atto e merito, forse nella persona di Paola Bocci, perché veramente si sta dando tanto da fare per quanto riguarda l'ambito culturale. Comune di Milano aveva 500 locali d'uso commerciale chiusi da 22 anni. Valorizzati no, un po' sacco di ragnatele. Ora li sta valorizzando, cioè li sta dando per 3 anni accumulato gratuito a qualsiasi attività di tipo culturale o appunto legata al welfare. Questa è una bella cosa, quindi certo. Significa che il giovane artigiano può uscire da casa e aprirsi magari il laboratorio di artigianato e quindi diventare anche luogo sociale, perché ricordiamoci che prima i negozi, le botteghe erano anche luogo sociale, la gente si soffermava, chiacchierava, parlava, si conosceva. Non è il centro commerciale dove fai parcheggiare l'anziano perché così non dà fastidio per i grandi accenti. Bisogna dire che sono anche più preparati. Ma questo è il secondi. No, nel. Sì, nel possiamo senso dire che voglio dire. Sei un docente. Sì, no, appunto. Sono un docente devo dire che si usare l'arte. È per quello che ti faccio questa domanda. Tu sei a contatto proprio comunque con questi. Cioè. Sapere, c'è ancora quella luce degli occhi. Questo ci piace. Assolutamente sì. Beh, infatti, poi la vedi che fondamentalmente si cambiano i tempi, ma i ragazzi sono sempre quelli. Cioè, la loro vitalità, la loro voglia di vivere ce l'hanno tutta. È da capire come e in quale modo lì si può indirizzare. È terribile di sentire, per esempio, un ragazzo di 17-18 anni dire prof, io vengo al teatro con lei ma non le ho dica con gli amici perché sennò mi prendono in giro. Magari è più propenso ad aggregarsi al gregge, agli amici gregge che passano fine settimana là al pub in discoteca o in luoghi simili. Quindi qui mi sono già una domanda spontanea, l'arte va bene? Assolutamente sì. Anche perché noi siamo un gruppo di ragazzoni che si sono riuniti proprio così per niente, senza nessuno. Ecco, bisogna essere anche come voi, non prendersi troppo sul serio ironizzare su se stessi. Quindi, ecco, non considerare che l'arte sia il mezzo, la strada per arrivare al successo. Tanto è una nicchia, siamo in quattro gatti poi in fin dei conti. Bisogna sapersi divertire. Bravissimo, bene. Poi glielo fai un altro applauso. Cioè, fai un altro applauso, posso stringerti la mano? Cioè, esattamente il think positive. Diciamo la mano. L'altra cosa importante è il fare. Teorizzare meno e fare di più. Ci spostiamo sempre verso una maggiore burocratizzazione, una teorizzazione. C'era Leonardo e diceva, vabbè, prima sperimentiamo e poi tiriamo fuori le teorie. Quindi prima facciamo le cose e poi, dopodiché, riflettiamo su quello che abbiamo fatto. Certo. Quindi in questa ottica è giustissimo anche sbagliare. Anzi, bisogna sbagliare. E io qui sia per perché solo chi fa, sbaglia. The time is now.
ma come associazione vogliamo far conoscere ai nostri amici ascoltatori quali progetti hai fatto, quali nei tuoi trascorsi con questa associazione, quali progetti vuoi fare, dai libero sfogo a tutto quello che è la tua emozione. Ti è emozionato? Guarda in faccia e dice, oh, Robby Caschetto non è un pirro. Guarda, mi hai emozionato anche a me, guarda, sto piangendo come un bambino. Come associazione abbiamo appena concluso un progetto che era collegato al bando della Regione Lombardia. Progetto che si chiamava l'Arte al Servizio del Welfare. Sostanzialmente venivano creati spettacoli teatrali oppure concerti oppure delle mostre che poi venivano fatte oppure non so, i musicisti si esibivano nelle onlus che si occupavano direttamente del sociale. Quindi un modo di mettere appunto l'arte al servizio di un'utilità. Noi hanno collaborato Van Wan, l'Opera Cardinal Ferrari, quindi tutte quelle realtà che si occupano giorno per giorno di chi è ai margini della società, oppure come Clan One, di chi purtroppo magari il piccolo bambino si ritrova con problemi di salute gravi. Quindi riuscire a portare un po' di gioia, sì, assolutamente sì, ma infatti è proprio su questo che vorrei puntare per il futuro. Ok, quindi condividere. Assolutamente sì, io sono per l'aggregazione spontanea, per lasciare le porte aperte, per semplificare al massimo le regole, ma alcune regole basi devono esserci, perché devono essere rispettate, altrimenti diventa il caos totale. La collaborazione, per esempio, un nome che vorrei fare è quello di microbo.net, che sono questi due ex giovani, o diversamente giovani, che sono l'Anna Epis e Aldo Torre Bruno. Un applauso naturalmente non più giovani, diversamente giovani. Anche loro formatisi nel vecchio Bertolt Brecht, che hanno costruito questa realtà tutta virtuale, tutta su internet, dove propongono e sponsorizzano mostre virtuali che ora hanno trovato appunto nella nostra associazione anche uno spazio fisico, ed è un lavoro fatto completamente ed è completamente gratuito. Ma a proposito, come fare a contattare anche la tua associazione? Come fare con la tua associazione? Hai qualche contatto? Collaborare? Sì. Allora, ovviamente siamo aperti a chiunque voglia fare delle proposte di certo interesse che vanno non solo nell'ambito artistico, ma anche nell'ambito civile, anche nelle problematiche sociali, come affrontarle, come conoscere. Dove possono trovarti? Allora, noi siamo quindi a Milano in via Giovanola 1921C, vicinissimo all'uscita della metropolitana via Tegrasso, quindi capolinea della linea verde, oppure chiamare al 339-7908-472, che è il numero di telefono di cellulare, perché la verità è un sottotitolo che si chiama Giovani Disoccupati e Pensionati di Successo. Perché era l'idea di mettere insieme le qualità, le conoscenze, le esperienze che hanno determinate persone magari ormai sono in pensione, cioè, e poiché si annoiano, per esempio la domenica mattina c'è un signore che si chiama Mimoliano che si occupa della presentazione dei libri, quindi di farli collaborare con giovani che invece devono fare esperienza e poverini appunto sono disoccupati, quindi magari l'anziano lavora gratis, al giovane si avrei parlato con te insieme a Max e Joe e i nostri amici veramente molto tempo, ci sarebbe stato da dialogare davvero tanto, abbiamo fatto discussioni fuori onda molto interessanti, però purtroppo siamo stringati. Ricordo ancora il tuo numero di telefono: 339-7908-472. Perfetto, grazie. Noi siamo Red Wine Smoking Club, Robby, Max, Joe, Daniele, questa sera anche la classe, siamo su YouTube, ricordiamo i contatti, radioproda.com, redwinesmokingclub.com, trovate i nostri podcast su Mixcloud, andate a vederci sempre su YouTube, usate anche TuneIn, andate a vedere Faraway, la prossima puntata di Faraway, la quarta, cazzo, lì siamo grandi, non mancate, ho la rubrica del Joe, salutiamo tutti Red Wine Smoking Club. Grazie a voi. Dino. Ci vedremo prossimamente. Perfetto, grazie. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao Sanse. My sacrifice. 5, 4, 3.
3, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4.